La Adventist World Radio Europe vi invita ad ascoltare Radio Magazine. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Radio Germania. Radio Svizzera Internazionale. This is the voice of the HCJB. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto. Salve amici e benvenuti al consueto appuntamento col radio ascolto qui dalla Adventist World Radio Europe. Al microfono, come di consueto, Dario Villani. Prima di iniziare con gli argomenti di oggi, ricordo che gratuitamente in redazione sono disponibili dei moduli prestampati per la collaborazione insieme al testo completo del programma che potete richiedere all'indirizzo che forniremo al termine della trasmissione. Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio ed il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori. Questa che abbiamo appena ascoltato era la voce di Guglielmo Marconi. Già a partire dall'anno scorso la maggior parte delle radio di tutto il mondo, la televisione e la stampa hanno preso ad interessarsi delle imminenti celebrazioni marconiane in vista del 100° anniversario dei primi esperimenti telegrafici senza fili, che ricade proprio nel 1995. Durante le nostre trasmissioni abbiamo spesso parlato di Marconi, soprattutto in occasione del 60° anniversario della nascita della radio, e il nome di Marconi va di pari passo con la storia della radio. Proprio alcuni giorni fa è stato rievocato nel porto di Genova l'esperimento compiuto da Marconi nel 1930, quando a bordo della nave Elettra, attraverso un segnale radio, accese le luci del municipio di Sydney in Australia. Questa volta l'esperimento è stato ripetuto dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, alla presenza delle autorità locali, e c'è stata anche una conversazione al videotelefono fra i sindaci di Genova e Sydney. Tutte le sirene del porto di Genova hanno suonato a festa per un minuto intero. L'intera cerimonia è stata trasmessa in diretta dalla televisione Rai 1, ma sentiamo uno spezzone del discorso del presidente della Repubblica Scalfaro. 1895-1995, 100 anni dal giorno in cui Guglielmo Marconi, dalla sua villa di Pontecchio, servendosi delle onde elettriche, vinceva senza fili lo spazio di 2 chilometri. Un segnale poteva dunque partire ed essere ricevuto. Marconi stesso seguì l'evolversi della sua scoperta, che negli esperimenti in Inghilterra, in Francia, in Italia, in Canada, in America, superò sempre maggiori distanze, fino a quell'esperimento del marzo 1930 che allacciò attraverso l'etere l'Italia all'Australia, meravigliando il mondo intero. 65 anni fa, questo strepitoso successo, che vinceva in modo che ai più parve magico una distanza ancora del tutto invincibile. Intanto, già dopo i primi risultati dell'eccezionale scoperta, questo telegrafo senza fili aveva dimostrato la sua efficacia per soccorrere navi in difficoltà, per salvare naviganti in grave pericolo, per raggiungere e portare a salvezza naufraghi senza speranza. Per questo oggi ricordiamo con emozione i due momenti straordinari, i 100 anni dal primo esperimento di Pontecchio, che dava ragione alla scintilla creativa
dell'ingegno di un giovanissimo grande italiano. Diceva Marconi: il genio consiste nella tenacia, ed è anche vero, ma non si può non rimanere statici a contemplare il momento in cui dall'intelligenza umana promana una forza nuova, una luce nuova, capace di servire per tutta l'umanità. Rinnovando oggi il messaggio dell'Italia all'amica nazione australiana, vogliamo riconoscere il ruolo di pace e di grande responsabilità che essa svolge in un'area essenziale per gli equilibri mondiali. Al governatore generale dell'Australia, al governo, alle autorità e a tutti gli australiani il fraterno saluto dell'Italia e mio personale. E nel pensiero dell'opera di Guglielmo Marconi rinnoviamo l'impegno di lavorare insieme per servire la persona umana nella libertà, nella solidarietà, nella difesa della pace. Grazie. E questo era uno stralcio dal discorso del presidente Scalfaro alla cerimonia tenuta nel porto di Genova per celebrare i 100 anni dai primi esperimenti telegrafici senza fili tenuti da Marconi. Alla cerimonia e al discorso del presidente è seguito un breve colloquio al videotelefono fra i sindaci di Genova e di Sydney in Australia. Alla cerimonia nel porto di Genova hanno partecipato grossi nomi della radiodiffusione e non potevano ovviamente mancare gli eredi e le figlie di Guglielmo Marconi. Tre figlie di Guglielmo Marconi, la principessa Elettra, la signora Gioia, la signora Degna. Eccoli qua, una battuta velocissima, per uno, un ricordo brevissimo di vostro padre. Io ero già qui a Genova quando mio padre ha spinto il bottone e si sono accese le luci a Sydney, perché mia madre stava vicino a lui e aspettava me, quindi io sono emozionatissima. Meraviglioso, poi adoro l'Australia. Sì, anch'io, naturalmente molto commovente trovo questo momento quando ho suonato le sirene. Io sono stato diverso tempo fa in Australia quando hanno fatto la stessa cosa, io ero a Sydney e invece qui si premeva il bottone per l'ottantesimo la prima trasmissione attraverso l'Atlantico, e sono molto emozionata che adesso in Italia ricordino con tanto affetto mio padre. Finalmente possiamo dirlo. Ecco, la signora Degna peraltro ha scritto un bellissimo libro su Guglielmo Marconi. Ho cercato di renderlo più umano, diciamo, e sono anch'io molto emozionata e molto felice del riconoscimento di questa giornata. Principessa Elettra, parlavamo proprio un attimo fa della miseranda fine dell'Elettra, della nave che si chiama come lei. Sì, l'Elettra purtroppo è stata tagliata in 5 pezzi, ma adesso il ricordo di mio padre deve essere vivo nel cuore di tutti gli italiani. Io voglio che sia ricordato fedelmente e con giustizia. Ecco, sarebbe bello se si potesse ricostruire. C'era effettivamente un progetto che appunto era stato cominciato, poi non so che cosa è successo, ma sarebbe bello. E queste che abbiamo ascoltato erano le interviste alle figlie di Guglielmo Marconi in occasione delle celebrazioni marconiane per il primo esperimento di telegrafia senza fili effettuato a Pontecchio Marconi nel 1895. L'altro esperimento, ripetuto dal presidente Scalfaro, era quello effettuato nel 1930 da Marconi, che stando nel porto di Genova sul battello Elettra accese le luci del municipio di Sydney in Australia, coprendo una distanza di quasi 20.000 chilometri. Su Marconi, sull'invenzione della radio, si è già detto molto o quasi tutto, se non che qualcuno vorrebbe forse ancora rivendicare la scoperta di Marconi, al quale spetta unicamente il riconoscimento ufficiale dell'invenzione.
Certamente gli italiani che hanno fatto storia nel mondo delle comunicazioni sono assai numerosi. Basterebbe citare il nome di Meucci, inventore del telefono, ma che venne sorpassato sul tempo dallo scienziato americano Bell, che si aggiudicò il brevetto. Ci sono ancora altri nomi illustri da citare, come ad esempio Augusto Righi ed Enrico Fermi, tutti grandi scienziati che al pari di Marconi hanno messo le loro capacità al servizio dell'umanità. Le celebrazioni marconiane dovrebbero far riflettere sul fatto che per anni Marconi venne ignorato dalle autorità italiane e quindi lo scienziato riparò in Inghilterra per completare i suoi esperimenti. Il rientro di Marconi in Italia andrebbe quasi tutto da accreditare alla Santa Sede, visto che a Marconi venne dato il compito di costruire la Radio Vaticana. L'esperienza di Marconi, come degli altri scienziati, dovrebbe farci riflettere su quello che è lo stato attuale della ricerca in Italia. Sono pochissimi infatti i fondi che lo Stato italiano devolve a favore della ricerca e chissà quanti ancora, come Marconi, dovranno lasciare il proprio paese per studiare, perfezionare e completare esperimenti. Per quanto concerne ancora le celebrazioni marconiane, speriamo di aver dato un primo degno contributo per ricordare il grande scienziato. Sappiamo che quasi tutte le associazioni dixiste italiane, prime fra tutte l'Associazione Italiana Radio Ascolto e l'Associazione Radio Amatori Italiani, celebreranno degnamente Marconi. Man mano che ce ne sarà data invece opportunità, parleremo ancora del grande e illustre scienziato. Questa volta siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Per lettere, commenti, per scambiare quattro chiacchiere, scrivete alla Adventist World Radio Europe, casella postale 383 47100 Forlì, Italia. Dario Villani vi saluta e vi dà appuntamento per la settimana prossima. Ciao a tutti. La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima settimana.